Mario se n'è andato lontano. Di lui non sappiamo più niente. L'ultima volta che l'ho sentito mi ha detto lui che è di Milano, che andava a fare cuoco su un aeroplano e che viveva in una casa con tre donne disgraziate, ognuna con un figlio senza un dito in una mano e un padre ancora troppo lontano, ma i padri sono sempre troppo lontano. Forse è per colpa della televisione che mi fa vedere il mondo dal divano. A me, se non fosse che è Mario che racconta, mi sembrerebbe tutto un poco troppo strano. E dice lui infatti che non ci vuole niente a vivere la vita senza farsi mai sfiorare dal vivere furioso della gente. E un giorno poi mi ha detto che non gli fa differenza tra stare oggi a Berlino e tra un anno a Cosenza. Gli basta dire quando va a dormire: oggi non c'è proprio niente, proprio niente, proprio niente da dimenticare. Un giorno gli ho chiesto a Mario che progetti aveva per il futuro e lui mi ha risposto che il futuro è oscuro, che il presente è vero e che il mondo è vario e che lui non ce l'ha questo patto di stare a costruire. Gli fa pensare a un muro che non fa passare, a un muro che non fa vedere e non vedere per non soffrire. Forse è per colpa di questa educazione che non ci fa capire quello che vogliamo. A me, se non fosse per Mario che racconta, non mi verrebbe voglia di alzarmi dal divano. E dice lui infatti che non ci vuole niente a vivere la vita senza farsi mai sfiorare da quello che si vuole veramente. E un giorno poi mi ha detto che anche se non è pratico, lui quello che vuole lo insegue fino al ridicolo, per dire la sera quando va a dormire: oggi non c'è proprio niente, proprio niente, proprio niente da dimenticare. Io lo chiamo Mario, che non è un nome ma è un augurio di vivere prendendosi sul serio senza cercare.